Oggi siamo a Roma, una delle città più visitate al mondo, per scoprire che cosa pensano davvero i turisti del nostro paese, che cosa li sorprende, ma soprattutto dove possiamo migliorare. C'è solo un modo per scoprire la verità, andiamo a chiederlo. Eccoci al Colosseo, cari amici, il più grande anfiteatro romano al mondo. My daughter, she's... Aiutate! Come! come, from international. Di dove siete? We're from the Philippines. Where are you from, guys? India, New Delhi. Ah, parlate italiano? Un più. No, inglese, spagnolo, che tu quieras, poi non abbiamo problemi. De dove sono ustedes? San Francisco. Cari amici, siamo qui con... Martin. Katy. Io sono tedesco. Venezuela. Perché siete venuti in Italia? It was my parents' dream to go here. So it was your dream to come to Italy? Yes, of course, because... Books. Yes, before I see only the book, but right now it's real. I'm here already. What do people think about Italians in India? The first thing that comes to mind is food. The mindset is that Italians are quite chill. They have an attitude which is not too hectic, and they like to work in their own pace, in their own time, and friendly people. So like they enjoy quality of life and so on. ¿Qué opinan de los italianos en sus países? Que son mujeriegos, guapos, son muy guapos todos los italianos, buenos amantes, pero muy mujeriegos. ¿Pero eso lo puedes confirmar o no? Sí. ¿Cuál parte puedes confirmar? Lo de mujeriegos y buen amante. ¡Qué vergüenza! ¿Qué piensan en su país de los italianos? Primero la moda, son buenísimos, buena gente, carismáticos como los latinos, o sea, abiertos a hablar. Pero no bailan bien como los latinos. Hay algunos que sí. Do people in India actually have an opinion about Italians, or is it just you because you travel? Indians in India. Travel. Otherwise, would be. Mostly it's about food in India, about Italian food. ¿Por qué decidieron venir a Italia? Bueno, de Italia me gusta casi, me gusta todo. Gracias a Dios he estado varias veces aquí, he vivido aquí en Milano hace muchos años. Ah, ok. Me gusta mucho. Italia es para mí muy bonito. Tiene muchos rincones bellísimos. Mucha historia, mucha arquitectura, los edificios son fantásticos. La gente. La gente es muy amable. El arte. L'arte, sì, la statua. Perché siete venuti in Italia? Il cibo, mangiare. Mangiare. Ho conosciuto Ruben, che è una guida turistica di Roma per le persone che parlano spagnolo. Io sono spagnolo, si sente il mio accento. Ho fatto un tirocino a Torino. E ti sei innamorato dell'Italia? Sì, all'inizio sì, poi mi sono innamorato ancora di più quando ho fatto l'Erasmus a Salerno. Ti sei appassionato alla storia e hai deciso di trasformarla nel tuo lavoro. Sì, la cosa più bella di questo lavoro è che conosci tanta gente, in modo di diventare più ricco a livello mentale e psicologico, anche praticare il mondo umanistico, geografia, storia, arte. What's the top one thing that you saw in Italy? This place for me is number one. For me the top thing would be the old buildings. It is amazing. It was like built way back before Christ. It's amazing how it's still here. I imagine the people before, they do, how they walk here on the streets. You feel the age of the city. Yes. Senti l'antichità sotto i tuoi piedi. Yes, we feel that very much. Okay. What was your first impression about the country? Very chill city, very chill country. We went to Spain, so the culture is a bit similar to Spain. Okay. What's the one thing that really surprised you about Italy? The way you guys made your spaghetti. That was crazy. We don't get it in India. Yeah. Vediamo qua a Piazza San Pietro, che non siamo a Roma teoricamente, siamo nella città del Vaticano, però alla fine se vieni a Roma visiti anche il Vaticano. Una delle più grandi città del mondo, la ewige Stadt, die muss man im unendlichen eigenen Leben einmal gesehen haben, mindestens. Bueno, es como un país muy especial, ¿no? Mucha historia, mucha cultura. Y además nosotros somos católicos y para nosotros esto es el epicentro más importante. Maybe the beauty is very different from that of in my country. Qual è la cosa in assoluto che ti ha sorpreso di più d'Italia? La familiarità degli italiani. The lots of people and the way the Italians handle this, the lots they are coming here. I enjoy it, I like it. It's a nice feeling to be here. Lo spirito del romano, io penso che è attraente perché non è una passione esagerata come al sud, non è freddo come al nord. È un giusto equilibrio. Giusto equilibrio. Roma ti offre un grande universo perché tu vai in periferia e scopri anche i piccoli posti belli da vedere. In the Philippines, they always have a good impression of Italy. Every Filipino's dream would be to go
here. One thing that you didn't like about Italy since arriving? Nothing till now. Nothing as of now. Cosa abbiamo a Roma, in Italia, nelle altre parti del mondo, se lo sognano. Con tutto il rispetto lo dico, però se lo sognano. What's the thing that you didn't like about Italy? No. Everything is okay. Everything is okay? Yes. No something bad. Okay. Was denken in Deutschland? Das beste Essen, hübsche Frauen. Algo negativo de Italia. Se podría mejorar. Habla un poquito más de inglés o español. A veces te quedan con Como que se dice, no sé. Ok, quindi non siamo tanto bravi con le lingue. Sí. No somos tan buenos con los idiomas. Sí. Your English is super good, why? In the Philippines we speak just two languages. We speak the English and the Filipino language. Immagina di viaggiare e poter comunicare con chiunque. Beh, in realtà puoi scoprire culture straniere anche rimanendo in Italia e te lo sto dimostrando qui a Roma. iTalki è la piattaforma che uso per imparare nuove lingue. C'è davvero qualsiasi lingua e tanti insegnanti per ogni livello. Iscriversi è facile e gratuito. Basta visitare il sito o scaricare l'app, creare un account e scegliere la lingua da imparare. Seleziona il tuo insegnante in base al prezzo, disponibilità e qualifiche. Su iTalki puoi leggere le bio degli insegnanti, guardare i loro video di presentazione e leggere le recensioni di altri studenti. Le lezioni sono individuali e personalizzate in base ai tuoi interessi, così da permetterti di imparare una lingua in modo rapido. Paghi a lezione, senza abbonamento. E in più i ragazzi di iTalki mi hanno dato il codice PIAZZA5, che si attiverà se cliccherai sul link in descrizione, e ti darà uno sconto di 5 euro da usare come preferisci, per preparare un esame, un colloquio di lavoro o per migliorare la tua conversazione quotidiana. È arrivato il momento di andare a migliorare l'inglese o di imparare la lingua che sogni di conoscere. Però qual è stata la cosa che proprio vi ha sorpreso d'Italia? Che lo sorprende? Non hai cubito di ghiello. Non vende ghiello in Italia. What's the one thing that you didn't like about Rome or about Italy? The garbage is everywhere. Oh, okay, so the city is dirty. Yeah, some parts, not everything, otherwise it's a great country. Oh. Che cosa non vi piace dell'Italia? Dove gli italiani dovrebbero veramente migliorare? La falta di ghiaccio. Bueno, sí, son un poquito machistas. Y ahora al contrario, la cosa que dicen, eso sí, los italianos tienen que mejorarlo porque funciona muy mal. Yo creo que la ciudad está muy sucia y eso es claro y todo el mundo lo ve. El asfalto, el pavimento está muy mal, hay muchos baches. Ve, en España la mentalidad un poco más abierta. España es un poco más cosmopolita. Por ejemplo, Madrid es una ciudad más open mind. Roma en este senso es ancora un poco chiusa. La cosa que no te piace dell'Italia es un poco la mentalidad chiusa a volte. Roma yo la ritengo como una ciudad un poco más conservadora. Conservatrice, scusate. Es quello que me manca un poco de Roma. Ma per il resto bene, porque gli italiani sono familiari, accoglienti con gli amici. Non sono tanto individualisti come sono in altri posti dell'Europa. Can you find Italian food in India? Yeah. A lot. The pizzas, I can say, are very good even there, but the spaghetti that I had today, nothing like that. Okay. The cheese is like, there are only the spaghetti and the pizza. I like it, but it's the single food in Italy, I think. So you would like to find more variety of food? Yes. Are you going to visit something else in Italy? Yeah. We are going to San Gimignano, if I'm pronouncing. Oh, San Gimignano in Tuscany. Yeah, and we are going to Florence. What do you want to say to all Italians that are watching the video? Ciao, grazie per la coglienza. Amiamo il vostro paese. Grazie mille. Yeah. Grazie per dejarnos visitar su país. Okay, thank you so much, guys.